Un saluto dalla Venezia. Pino! Tu fai un arrammato! Poi, il tuo no? Ditemi un attimo, qual è il percorso? Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazz, zazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che sto qui aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
Matteo Sinopoli, organizzatore del Memorial Fiorenzo Viscomi. Ecco, oggi una bella giornata di sport, una giornata molto animata per il Borgo di Soverato, ma non solo, perché in realtà si tratta di una gara Soverato-Satriano. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare i sindaci dei due comuni proprio per la collaborazione che ci hanno dato, mettendo a disposizione anche le forze di polizia locale, quindi ringraziamento va anche alla polizia locale, che davvero ha istituito un servizio d'ordine impeccabile, ai volontari che ci hanno aiutato sia sulla strada, agli incroci e quant'altro, alla misericordia, al medico di gara, il dottore Barone, che si è prestato subito gratuitamente a far parte di questa carovana. Ringrazio ancora una volta tutti gli sponsor che hanno permesso che questa prima edizione si facesse in ricordo proprio di una figura che tanto ha dato non solo nel ciclismo ma per la Calabria intera. Sicuramente da domani dobbiamo fare il punto della situazione, quindi imparare anche noi a migliorarci in qualche difficoltà che abbiamo riscontrato, quindi dalle esperienze poi si migliora sempre, le critiche non mancano mai e le autocritiche nemmeno, soprattutto del sottoscritto. Ecco, una manifestazione infatti che ha l'ambizione comunque di crescere, di voler continuare nel tempo. No, assolutamente, io sono abituato nella vita a creare gli eventi per portarli negli anni e quindi farli creare, l'ho sempre fatto, a queste ci tengo in particolar modo perché Fiorenzo Viscomi era mio cugino, quindi penso che già dall'inizio del prossimo anno ci faremo un tavolo tecnico proprio organizzativo per migliorare il tutto, anche perché poi l'impatto anche con la popolazione, abbiamo visto che insomma è stata partecipativa, quindi si è creato un movimento abbastanza consistente intorno a tutta la gara, quindi di questo ne siamo soddisfatti, peraltro poi abbiamo modo di riflettere. Allora al prossimo Memorial? Al secondo, sicuramente, 2019. Una manifestazione di sport, ma non solo, in onore di una persona che ha dato molto nel campo del ciclismo, ma anche a Soverato. Sì, Fiorenzo Viscomi, che ha rappresentato e continua a rappresentare anche oggi con questo Memorial una figura importante della nostra città, che ha dato vita ad eventi internazionali che hanno portato migliaia di ciclisti nella città di Soverato. Dopo 12 anni si riprende questa gara, quindi che fa parte delle tradizioni e quindi dell'identità della nostra cittadina, e siamo felici che sia andata bene, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, perché da sindaco chiaramente i timori erano quelli legati alla viabilità, al pericolo anche appunto di attraversare il centro storico e altre strade, però grazie alla polizia municipale, alle associazioni che ci hanno dato una mano, è andato tutto liscio e questo è anche l'aspetto più importante, perché è diventata una giornata di festa. Una manifestazione che vuole crescere nel tempo, ha l'ambizione davvero di rinnovarsi continuamente. Sì, quest'anno con pochissima pubblicità abbiamo avuto già circa un centinaio di iscritti, è un modo anche per testare un pochino il circuito, per mettere in piedi una macchina organizzativa, perché devo dire la verità non è facile, quindi tanti amici ci hanno aiutato a mettere in piedi questa manifestazione, il prossimo anno iniziando qualche mese prima sicuramente cercheremo di rilanciarla ancora più in grande, perché abbiamo visto che funziona in una bellissima cornice come quella del Borgo di Soverato Superiore, legata ai festeggiamenti della Dolorata, perché appunto era una tradizione durante questo periodo, quindi gli ingredienti ci sono tutti. Siamo contenti anche di poterla riproporre il prossimo anno. Allora, primo assoluto, chi è stato? Guaglianone Filippo. Giuseppe. Al secolo Giuseppe. Ah, Giuseppe. Giuseppe. Premi al sindaco. Qual è questo? Filippo. Filippo. Bella. Grazie. Complimenti. Giuseppe Guaglianone ha fatto incetta di premi, ecco, vive a Caulonia di Belvedere Marittimo, quest'oggi qui a Soverato per questo Memorial di cui esibisce anche uno splendido trofeo. Sì, è stata davvero una bella gara. Veramente una bella gara, sia come organizzata che come percorso, è stato molto selettivo, si affrontavano 5 giri con una salita di circa 2 km,
e poi si affrontava la salita finale che portava all'arrivo. E ho provato al terzo giro andare via con un gruppetto, ma poi ci hanno raggiunto ai piedi della salita finale. Io ho dato il tutto per la salita, per raggiungere i fuggitivi. Poi man mano che salivo recuperavo sui fuggitivi e li ho raggiunti intorno all'ultimo chilometro. E mi sono involato verso la vittoria, inaspettata perché non stavo tanto bene, le sensazioni non erano migliori, però è stata una giornata fortunata. Quindi emozionante sicuramente. Sì, perché è venuta in un momento che non me l'aspettavo, perché non sono tanto in forma. A chi vuole dedicare il premio? Lo dedico a mia moglie, che mi supporta in tutto. Essendo anche una psicologa, mi riesce sempre a motivarmi anche quando sono giù di morale. E ringrazio soprattutto gli sponsor, la società e i miei compagni che mi aiutano sempre a raggiungere questi obiettivi. Dopo tanti anni il primo Memorial Fiorenzo Viscomi si è concluso qui a Soverato Superiore, un'esperienza comunque positiva, anche se c'è sempre da migliorare. Ci dobbiamo migliorare, per il prossimo anno cercheremo di partire prima, perché quest'anno siamo partiti proprio in ritardo, anche dovuto al mio infortunio, e quindi io sono stato proprio estromesso perché non potevo minimamente muovermi. Comunque è andata bene, anche dobbiamo ringraziare Teo Sinopoli che si è dato veramente da fare, tutta l'organizzazione qua della Chiattinese, quindi devo ringraziare veramente tutti. Io sono arrivato all'ultimo, proprio alla fine. Comunque, per il prossimo anno cercheremo di fare proprio meglio, perché dobbiamo partire prima, cercare di portare questa manifestazione ai tempi di Fiorenzo Viscomi, che è stata veramente una perdita, veramente, che devo dire, mi commuovo solamente perché Fiorenzo, quando faceva le gare, ci convocava a me, a Nino Vatrella, eravamo sempre con lui, devo dire veramente che mi commuovo. Gli amatori delle due ruote hanno sicuramente animato le vie di Soverato e di Satriano in una domenica di fine stagione. Sì, è stato un bel percorso, gli amatori si sono comportati bene, non ci sono state cadute, che è la cosa più importante. E oltretutto devo dire che erano 30 anni che non si organizzavano gare qua dai tempi di Fiorenzo Viscomi. Devo dire che la cittadinanza di Soverato si è comportata bene, perché hanno rispettato veramente i ciclisti. Questo ne devo dare atto. Al prossimo Memorial. Al prossimo Memorial. Iniziamo con le donne. Allora, prima classificata con Dello Lelia. Allora, prende la chiave la ragazza. Siete donne, il sistema giustamente, anche in questa occasione. Sì. Poi seconda, con Core Paola. Prego, Maurizio. Solo per le donne, E poi vedere. Sì. Leania Condello, la prima arrivata della categoria donne, con un'esperienza particolare, anche emozionante qui a Soverato? Sì, anche perché credo sia una corsa ripresa dopo tanti anni, parecchi anni, credo che era una corsa organizzata negli anni, fine anni 70, 78, e quindi ora si riprende. Io non sono di Soverato originaria, però credo che per la cittadinanza di Soverato sia una corsa abbastanza sentita. E queste sono gare per ciclo amatori, quindi non siamo professionisti, però è chiaro che in gara poi diventiamo tutti professionisti per 2-3 ore, quindi sono delle gare con percorsi variegati. Questo era abbastanza corto a causa, appunto, credo dell'inconveniente del traffico, però di solito sono percorsi molto più lunghi, 60-80, a volte, se sono delle gran fondo, oltre 100 chilometri. Visto che non è della zona, ma che conosce sicuramente, c'è stato il giro cicloturistico, che cosa possiamo dire rispetto a questo, rispetto al panorama che avete incontrato?
Allora, sono stati 5 giri di corsa più uno turistico, quindi si andava ad andatura leggera, diciamo, dietro la macchina della giuria. Il panorama è sempre splendido, Soverato è una cittadina che ricade, diciamo, all'interno di questo golfo di Squillace, credo che come posizione non c'è nulla da dire, la strada, il percorso, il tratto della panoramica, tra l'altro, che dà uno scorcio appunto sul golfo, credo che sia, ora al di là del fatto strettamente sportivo, però un fatto proprio bello, ecco, anche dal punto di vista paesaggistico, e quindi la location credo che sia stata impeccabile, ecco. Questa puccia. Allora, poi andiamo con la categoria M8. Allora, quella, la categoria più delle persone più grandi, diciamo, dai, più anziani. Allora, primo classificato Barone Domenico. Bravo! Ah, 73 anni ancora. Marina di Tortora, 200 km per fare una gara. Aspetta, bravo. Arrivederci. Poi secondo Gentile Salvatore. Salvatore! Ciao, dai. No, abbiamo tre. Poi secondo. Condoleo Rosario. Terzo classificato. Categoria, adesso andiamo a quella più giovane. Elite Master. Primo classificato Patti Paolo. Secondo Romeo Giovanni. Ma questa che dà, questa. Quanti anni c'hai? 29. Poi terzo Mandaliti Marco. Allora i più giovani sono. Allora, primo classificato categoria M1, Guaglianone Giuseppe. Poi secondo Albanese Salvatore. Non c'è, andato, dov'è? Ritira Venuti. Prego. È andato via, te lo dirò io. Poi terzo Clair Alberto. Non c'è? È andato già. C'è qualcuno che può ritirare? Clair Alberto non c'è, nella squadra non c'è nessuno. Gli andate voi?
Mi è chiaro davvero, grazie. Allora, categoria M1, primo Ventrice Pasquale. M2. Secondo Aldo Parrello. Terzo Papandrea Pasquale. Giovanni. Chi è Papandrea? Non c'è, è andato? Vi tirate voi? Arriva. Papandrea? Non è proprio all'insegna dello sport, però M3. Il vino fa cantare. M3. Allora, poi categoria M3. Primo classificato Paone Giovanni. Paone. Primo classificato Paone Giovanni. C'è. Paone. Dopo ancora. Non c'è. Ah, sì, spalle. Poi secondo Paladino Felice. E oggi è felicissimo. Bravo. Poi terzo Lobello Ivan. Vai M4 così. Allora, categoria M4. Primo classificato Paone Antonio. Secondo Venoso Fabio. Terzo Tassone Ernesto. Brava Ernesto. Dov'è Tassone? Tassone Ernesto. Vabbè, ritiro. Ritiriamo noi. Pino, ritira tu, perché è Ernesto Tassone. Ernesto Tassone se n'è andato. La lasciamo qua. Ritiro io. Direi tu poi, Pino. La squadra è quella. Poi controlliamo se gli è arrivata, lo chiamiamo. Allora, categoria M5, primo classificato Puccio Antonio. Secondo Napoli Giuseppe. Grazie, ciao. Terzo Veraco Giuseppe. Allora, primo classificato Sisi Aurelio. Sisi. Secondo Corica Girola. Aurelio è sul campo. Andiamo noi. Bello, terzo Cristoforo Mario. Mario, dov'è? A S Diro c'è la tabacchi, no presidente. E categoria M7, primo classificato Rosate Aurelio. Finalmente, dai, tu prego. Grazie. Ma perché siete la stessa categoria? Secondo Buonarrivo Giovanni. Grazie. Terzo Sestito Mario. Allora, c'è la categoria più giovane di tutti. Allora, primo classificato Zangari Mattia. ASD non ce l'hai capace. 18 anni. Poi, secondo Scotto Andrea. Bravo. Tu hai quanti anni? 17. 18 e 17 anni. Bravo.
viva la gioventù, grandi voti. Terzo, non c'è. Barbieri Mario. Se n'è andato. Traguardo volante, Guaglianone Giuseppe. Prego, sempre zitto. Oh, ci vediamo il prossimo anno, eh. Va bene.